Ehi, eccoci qua ancora una volta su Yu-Gi-Oh! Non si molla niente, io finché non lo finisco al 100%, ovviamente 100% lo farò per conto mio, ma ve lo farò vedere prima di finire tutta la serie, ovviamente. Io finché non finisco tutto al 100% non lo lascio! Forza, cominciamo, il cacciatore di taglie. Qua non ci sta niente storia, niente di che, quindi si gioca così. Disfetta. Il pastore! A cugino, ne ha da Ferrari, sì! Bello! Vinto io. Allora inizierò per secondo. Buono, mi piace. Ok. Bene. Link assassino, ovviamente, evocazione speciale. Lui c'ha 1900. Wow. Bestia fantasma meccanica Mega Raptor. Che fa? Ah, Viverna Clock. Ehi. Ah, ma mica l'effetto è malvagio. Però no, la evoco normalmente. Col cavolo, cattivo l'effetto. È interessante l'effetto. E si potrebbe anche giocare. Toh, ricodificato vivo coperta. Io ora vado in battle. No. Attivo l'effetto di Link assassino. Scarto un signore bilanciamento e anche un altro per distruggere una e due. E c'era il richiamo del Possed. Boom sonico, oddio. Ah beh, bestia fantasma, preciso. Gli è andata malissimo. Bene. Ottimale e via. Però bella. Però. Il pastore ha gli agnelli, è normale. E attacco così, questo blu che è più carino. No, forse questo. Questo qui è più carino. Allora quello lo lascio per ultimo. Lo lascio per ultimo lui, sì. No, perché? Lui era mio! Mi hai deliberatamente tolto il piacere di uccidere quel mostro? Wow, 2000 di difesa. Segna Hellcamp. Che cosa? Ok, è molto strano. Aspetta, aspetta, calma. Interessante l'effetto di questo Volgrande. Tra l'altro, sembra una carta di quelle che faceva Takashi all'inizio, con la spada tutto muscoloso, brutto, bello. Mi piace. Io vorrei attivare l'effetto. Voi dite che fai? Scarti Dracorete? Sì. Questa. Oh! Rimozione di limite! Perché voleva giocare rimozione di limite il paraculo? Perché? Evochiamo ovviamente tramite Link, non posso fare altro. Abbiamo Respingente e Mielebot. Eh sì, perché comunque sia Mielebot è tipo luce, non è tipo terra. I mostri terra perdono l'attacco e la difesa, invece i mostri degli altri tipi no. Quindi devo per forza evocare Mielebot. Io attacco, faccio autodistruzione. So che lui può prendersi un mostro in mano se gli distruggevo quello, però... Ah, cacchio, quello c'aveva 2000 di... Era quello da 2000? No, quello era... Era un segnamostro e un'evocazione Link, era quindi no. 1009, fa male comunque. Non è che fa bene. Ci picchia, non è facile, eh. Pastore, lei però ha carte inferno, carte che uccidono. Stia attento. Attivo preparazione dei riti, che non ci faccio niente. Mago Cyberso, ma non posso neanche giocarlo. Cosa... A cosa serve? Ciao. Prego. Oh madonna, è iniziata bene, continua malissimo però, questo è il problema. Non sto capendo. Perché l'aveva sacrificata prima? Dai, sto Volgrande maledetto! Boia però zio, cioè così non va bene. Ah, per pescare, certo. Allora, pe no, pensavo che era la draw phase, vabbè. Ha vinto. Che palle. Ma come cazzo? Non lo so. È partito tanto bene, è finita malissimo. Per colpa di chi? Dei Link, ovvio. Allora, com'è andato questo duello? Avevo una mano di segretaria backup. Link assassino, Viverna Clock e signore bilanciamento.
Ho evocato tutti e cinque i mostri in un turno. Ne ho sacrificati tre per fare l'evocazione Link. E basta, non ho giocato altro. Calmati. Sempre col più forte. Ecco fatto. Mamma mia. Ci ho messo 5 duelli, però ce l'ho fatta. Perché non posso mettercene uno, no? Contro il pastore. Arriva Blue Girl. Ah, la ragazza blu. Intercetto pomodoro. Ma che cacchio, ma nomi normali non ce la fate? Blue Girl, la ragazza blu con Soul Burner. What? Chi è quello? Ehi. Cioè, sono più interessato alla ragazza, però quello figo. C'ha dei bei capelli. Mica male, ma anche le sopracciglia alla Devilman, mica male. Cioè, Devilman, l'involucro di Devilman, certo. Abbiamo la Polymer. Santuario Salamagna. Vabbè, è un terreno, attiviamola. La il richiamo del Possed coperta. Evoco Salamagna rotante. O Salamagna? Non so. Oh. Ah, interessante l'effetto di Salamagna rotante. Ok, a posto così. Quindi ho sia Link sia fusioni. Mi piace. Eh no, no, le trucca stella no. Le trucca stella no. Trucca stella no, per favore. No. Ma non posso neanche attivare il richiamo. Oddio santissimo. Perché le trucca stella? Perché proprio le trucca stella? Di tutti i mostri, proprio quelli peggiori. È una sorpresa perché non mi ricordavo che fosse lei quella con le trucca stella. La travò. Boh. Di male in peggio proprio. Io boh. Non ho più parole. Perché non ci sono parole? Provo a evocare Salamagna Jack Jaguaro, ma... tanto per cambiare. O per vedere cosa posso fare, ma non posso fare niente. Il deck che non conosco, Blue Gal, Natra che c'ha trucca stella qua... Nah. Ah, certo! E c'ha bisogno di evocare un altro Link, no? C'è bisogno! Ma sì, infliggi danni al buffo di certo, perché no? Ma sì, fagli addizionali anche, vai! Finiamo sto duello di merda, vai! Non ti dimenticare l'angelo, che manca. 200 addizionali, che fai, non ce li metti? Blue Gal, brucia lì. Bene. Oh, wow, allora ho vinto con Salamagna Chimera Viola. È stata abbastanza lunga come cosa. Sono riuscito ad evocarla in un turno. In una, con una combo assurda di Salamagna Saru. Sì, insomma, la scimmietta di fuoco che se è una scimmia, poi neanche lo so. E ho evocato due mostri in un attimo solo. Poi c'era il cimitero. Un Salamagna che potevo evocare se non avevo altri mostri con lo stesso nome sul terreno. Avevo Bladesman Ero Elementale, l'ho attivato. Ho usato polimerizzazione. Lei ha evocato 10 truccastella in un attimo per farmi perdere 200 punti ogni volta. Poi, non so per quale motivo, ha sacrificato un truccastella che aveva 2600 per evocarne un altro da 2000. E non aveva altre carte. Si è fregata con le sue mani. Meno male. Probabilmente ha avuto pietà. Sicuramente. Allora, mizili sintonizzati. Allora, io è un'ora che sto registrando perché perdo di continuo, ovviamente. Però questo tipo è interessantissimo. Ci provo. Magari viene un video un po' più lungo, ma non fa niente.
Più che altro è un po' tardi, però vabbè dai. Vento, che bello! Contro Varys, supersonico, cos'è? Cos'è diventato? Bello! Ha cambiato look, bravo. O il gioco ha subito un update che non conoscevo, perché Varys non era così, era diverso. Probabilmente è come le altre saghe che si fondono con altre entità, eccola là. Subito, wow. Perché è già successo che si fondessero con altre entità, quindi molto probabile che sia accaduto questo. Eccolo lì, se in un turno evoca un mostro da 2100, lasciamo... più di uno. 2006, a posto, lascia perdere Andrea, non è caso. Tiriamo il reattore qua. Vai. Si evoca specialmente fino a due mostri mizzile. Uno e due. Oh, qua. Dai, un altro. Certo che evoco un altro mostro specialmente. Che so, scemo? Ah, allora. Vai, evochiamo un altro drago mizzile qui. Ma dato che ci siamo, drago tripla esplosione, che tra l'altro è il mostro che mi ha fatto penare di più. Non è quello che mi ha fatto penare di più, ma uno di quelli che mi ha fatto penare di più. Perché quelli che mi facevano penare di più erano da 3000. Quindi ora che prendo un po' di attacco, attivo reliquiario del drago. Il drago pandemico che mi... No, fermati. Mikazuki no Yaiba è drago. Ok, allora vai, ciao. Mandiamo un'altra carta al cimitero, sì. Dov'è? Ce l'abbiamo. Eccolo qua, un altro Mikazuki no Yaiba. Ho detto bene? Mikazuki no Yaiba, sì, che bel nome. Ciao. Questo qui era un po' più forte di quanto avessi preventivato, ma... Va bene uguale, va bene. Tutti i mostri drago. Lui è bestia alata, non è drago. Ah sì, anche drago, però anche bestia alata. Va bene. Va bene. Un'altra volta. Ma ha attaccato due volte. Forza riflessa coperta. Attivo ovviamente accensione del settore di avvio. Quindi questa qui conta solo come carta magia o trappola? Ah, peccato. Se no potevo fare la differenza. Potevo fare tre mostri. Che possiamo fare qua? Il drago bicefalo? No, via. Per il momento... Ah, questa proprio potrei distruggere. Oh, questa! No, però perché? Questa non è tanto male. Cioè, non è tanto gravosa. È questa qui che fa schifo. Dovrei distruggerla. No, senti. Ma... Chi evochi ora? Oddio, questo quanto lo odio! Può esplodere in mille pezzi? Ora lo fa! Ora lo fa! Attiva le... Questo attiva! Dai, allora... non posso evocarlo, ovviamente. Perché hai così tanti punti? Allora, ho evocato qua il drago mizzile che non ha niente d'attacco. La distruggo e impesco due carte. Oh, allora. Mi conviene evocare? Evochiamo, tanto fanno schifo entrambi. Cioè, non è che cambia qualcosa se evochiamo, eh. Drago, triangolo, gemello, tanto non è un mizzile, quindi non prende differenza neanche se lo paghi in aramaico, però attivo l'effetto. Mikazuki no Yaiba. Ma vieni qui, tatino. Vieni qui, quanto sei bello. Ora, mi piacerebbe evocare questo qui, ma no! Non posso farlo. Attacchiamo con il drago triangolo gemellare. Col policlinico. E con te non possiamo attaccare perché sei un pezzettino. Mi spieghi perché? Drago anestimizzile, certo. Così ce lo riprendiamo un'altra volta. Prendiamoci un po' drago metal mizzile, va. Tanto che sta anche lui al cimitero. In attacco perché mi sento frizzante. Voglio perdere un po' di punti. Voglio perdere un po' di punti, sì sì. Se ci riusciamo, magari. Eh sì, va bene. Aggiungi un deck, aggiungi un mostro, aggiungi quello che ti pare. Basta che stai buono. Eccola là. Legionario Dragunità.
Perché non mi piace? Terraformare. Non è che mi serva molto terraformare, però mi prendo la carta. Allora. Ok, abbiamo scartato. Dunque. Io ho 2000 di attacco, amico mio. Questo però ci vogliono due mostri. Però ha un effetto. Che fregate. Però non la evoco ancora. Sto tanto bene così a giocare. Coperta, bravo. La soluzione migliore. Ah, ok. Evoco allora Synchron Mizzile perché mi fa scegliere un mostro drago oscurità dal cimitero. E Mikatsukino Yaiba. Wow. Vieni qui, vieni qui. Qui no, no, senza essere. Però in difesa? Ah. Che seccatura. So già chi ha evocato, quindi. Liscissima. Attacchiamo. Yeah. E. Attacco anche con 0. No, col 300. Fermati. È vero perché è Mizzile. Vai, let's go Pog, let's go Pog. Ah, vieni distrutto alla fine del turno. Ma perché non so leggere? Ah, distruggere alla fine del turno. Non ho letto la virgola. Ho letto solo che potevo evocare drago di livello 5 o superiore, oscurità. E ho detto, a posto, basta quello, basta, no? Mannaggia. Torna ora, torna. Non mi frega niente, vieni qua. Dove sei, Mikatsukino Yaiba? Non avrei mai pensato di vincere. O meglio, di giocare questa carta qui. Non l'avrei mai, mai pensato. Vai con l'attacco grosso, Mikatsukino Yaiba! Lo so che bastava questo, però volevo comunque giocarlo. Cioè, perché privarmi del giuogo, dell'ilarità di sconfiggere l'avversario con Mikatsukino Yaiba? Andata bene. Senza tentativi, a parte il primo tentativo. Sconfitta col primo tentativo. Buona, sono molto soddisfatto. Ah, poi torna lui, dobbiamo anche usarlo. Ah, è diverso. Questo è quello incazzato perché ce n'ha due di pieghe, non una sola. Lo vedremo magari la prossima volta. Ad ogni modo io vi ringrazio per aver seguito il video che termina qui. In descrizione trovate tutti quanti i link che non sono questi qui malvagi ma quelli utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!